Auto Francia promuove l'operazione quattro ruote per quattro zampe. L'autorizzato Fiat Auto Francia di Torino contribuisce alla produzione televisiva di video adozione quattro zampe in TV, la trasmissione che da 9 anni presenta i cani in adozione dai canili del Piemonte. Auto Francia autorizzato Fiat, un'azienda che ama i nostri amici a quattro zampe senza famiglia, che hanno diritto ad un futuro migliore. Grazie di cuore, Fiat Auto Francia. Bentornati a tutti voi all'Oasi. Ilaria, ciao, bentornata. Ciao, buongiorno. Pamela, ciao. Ciao Francesco. L'Oasi è detto tutto, quando trovi l'Oasi trovi l'ombra, trovi l'acqua, trovi la salvezza. Ha trovato la salvezza, partiamo con questa splendida copertina formato XS. Mignon. Allora, Gaia ha avuto un trauma, nel senso che la sua mamma umana è mancata improvvisamente, è andata al bar a mangiare e poi non è più tornata perché ha avuto un aneurisma e quindi Gaia non ha più visto tornare la sua padrona e non, nessuno la può più tenere, quindi è venuta qua da noi. Lei è sana e molto socievole, appunto ama moltissimo le coccole e ama tantissimo passeggiare, ha più o meno 10 anni, è sui 10 anni e niente, è qua che aspetta una nuova vita, vuole andare a casa, non si trova diciamo tanto qua in Regione. Venitela a conoscere almeno? Sì. Bene. Sì. Pamela, il cerchio si chiude con l'adozione, tu parti, no, con il salvare esemplari dal sud e tutto, poi arrivano in rifugio e poi... In rifugio e grazie anche alla vostra visibilità le troviamo delle belle famiglie. Sì, noi chiudiamo il cerchio, voi invece lo costruite. Ma siamo un connubio perfetto, oserei dire. Nella scorsa puntata siamo riusciti a mandare a casa 3 cagnolini, Giulio che era quell'incrocio Pit e 2 cuccioloni, Nico e Caffè. E in più abbiamo mandato a casa anche 4 gattini e 4 gatti adulti. Diciamo che riusciamo a mantenere la mia del 50% circa, nel senso che metà vanno, ma metà restano. Restano e sono ancora da... E sono il nostro problema. Il nostro problema anche in vista dell'estate, che ci sono aumenti di abbandono e di rinunce di proprietà purtroppo. Quando sono arrivato in rifugio Ilaria mi ha chiesto: ma voi lavorerete anche luglio-agosto? E io ho risposto: certo, noi non ci fermiamo assolutamente, neve, pioggia, vento, dove è il problema? Sono 14 anni che con Giordano dietro la telecamera, anche in giornate afose e calde, è riuscito a svenire già 2 volte nel nostro passato. Noi ci saremo, quindi comunque vi manderemo assolutamente. Ci terremo compagnia tra uno svenimento e l'altro. Allora, abbiamo una collaborazione esterna, la nostra amica Vera Agostina Bonaito, che pubblica i racconti Tesori Quattro Zampe. Ci segue, ci aiuta, ci condivide, le condivisioni sui social sono molto importanti, i nostri reel, grazie anche a lei, trovano visibilità. Volete aiutare il rifugio? Piccola donazione, racconti Tesori a quattro zampe, firmato da Vera, dedicato ai bimbi, ai ragazzi, agli scolari, perché è una insegnante e capisce quanto sia importante trasmettere l'amore per gli animali agli allievi. Sì, è proprio un insegnante doc, anche per il discorso delle famiglie, per avvicinare una famiglia a un'adozione di un cucciolo e insegnare soprattutto l'amore e il rispetto degli animali alla fascia del adolescenziale o dei fanciulli in età. Me l'ha scritto una follower: il cane in adozione fa bene all'anima. Io ringrazio Sandrama che l'ha scritto, concordo pienamente, i cani fanno bene all'anima e dunque adottate. Anche i gatti trasmettono il mio pensiero. Interagiscono sul sistema. Assolutamente. A questo punto partiamo con la rassegna, Ilaria, ok? Perfetto. Bene, partiamo con la presentazione. Innanzitutto il saluto ad Angela che aiuta Ilaria nel tenere questi 2 splendidi cuccioli. Noi mettiamo il problema sul vassoio, cuccioli che cresceranno perché sono dei Rottweiler o simili Rottweiler. Voi cercate di portare la soluzione che sarà solamente applicata nell'adozione, ma guardateli.
sono spettacolari, sono due fratellini di 5 mesi circa, un incrocio sicuramente con dei Rottweiler, sono arrivati qua da noi dalla Sicilia in cerca di fortuna, perché finora purtroppo non ne hanno avuta. Chiediamo nel vostro buono cuore di aprire la vostra porta di casa e di darle una famiglia, lo meritano. Anche le vostre pantofole, anche la vostra pazienza, assolutamente. Soprattutto il vostro tempo, perché qui ce ne vorrà molto per fare in modo che loro si integrino nella vostra famiglia, ne faranno parte come componenti, però vi daranno una montagna di soddisfazioni, io ne sono certo. Ci vorrà tempo, è vero, vi spiegherà Ilaria o i responsabili del rifugio, vi spiegheranno cosa fare, quale direzione prendere poi. Ma sicuramente tante persone, i molossi sono un deterrente, li vedono come cani molto impegnativi, ma soprattutto da cuccioli, se si fa un percorso conoscitivo della razza abbinandolo alle volontarie che sono bravissime, li conoscono, sono cani molto molto meno impegnativi di altri cani, ecco. Per non abbiamo detto il nome perché hanno un nome anche. Uno si chiama Kira e Ares, il maschietto. Ok, quindi Ares e Kira, il nome dei nostri due cucciolotti, boh, ce la faremo. Dopo i cuccioli il cane adulto è un'opzione assolutamente, sempre un cane che esce da un box di canile, lei si chiama Fanny, perché adottarla? Sì, allora Fanny è una cagnolina molto timida, ha bisogno di una persona forte, decisa, ma anche molto dolce che la possa aiutare. E non ha bisogno di un contesto cittadino, quindi sarebbe meglio una casa con il giardino. Lei va a passeggio, però ha paura dei rumori, ha paura delle persone, quindi per non stressarla troppo avrebbe bisogno di un contesto tranquillo. Lo so che stiamo chiedendo tanto, però per lei sarebbe meglio anche trovare casa con un maschio equilibrato con cui vivere e che la possa sostenere e farle capire che nel mondo non siamo tutti cattivi noi umani. Voi al rifugio Oasi avete già fatto molto per lei e quindi trovo corretto sperare in una conclusione degna. Sì, decisamente, ha proprio bisogno di queste accortezze per vivere una vita adatta a lei, ecco. E ci siamo detti, perché non ripresentare Buddy, compagno di box di Fanny, perché la coppia funziona. Sì, funziona molto bene, lui essendo molto buono, molto vivace, ha 1 anno e mezzo, riesce diciamo a indirizzarla molto bene. E lui è molto gioioso, ovviamente ha tanta voglia di giocare, di fare, di correre, è buono con tutti i cani, è buono anche con gli altri maschi. E niente, purtroppo è ancora qua, non si capisce bene il perché. Lui è sensibilissimo e dolcissimo, può essere con le giuste accortezze adottato anche in città. E niente, è qua che vi aspetta. Lo ripresenteremo ancora? Sì, speriamo di no, che vada a casa prima. Sarebbe bello un'adozione di coppia con Fanny, però chiediamo tantissimo. Non pretendere troppo. Esatto, io ci provo, poi vediamo. Carezze per Orso. Orso è una bella storia, perché non venga adottato? Forse per la sua timidezza. Sì, lui si presenta sempre un po' timido, però in realtà è un sacco giocherellone, un sacco dolce, è veramente veramente splendido. E per lui cerchiamo una casa che non sia in città, perché ha ancora paura di qualche cosa e quindi deve essere pian piano seguito. È buonissimo con tutti i cani, tutti, con tutte le persone, e aspetta veramente solo una casa. È il fratello di Buddy, non sappiamo come possa essere potuto succedere, però è il fratello di Buddy. Erano arrivati in 5 cuccioli, 3 sono stati già adottati e rimangono loro 2. Quindi, certo, certi timori, certe fobie possono venire attenuate, rimosse con pazienza, quindi arrivare, portarselo a spasso, conoscerlo, ritornare e poi conquistarlo. Esatto, ci vuole pazienza, tempo e la stessa sensibilità che ha lui. Concludendo, il quadretto si è composto da solo, perché io mi sono seduto, Pamela l'arancione, il bianco e nero è arrivato qua a farsi fare le coccole, Ilaria la tigrata. Non avete che l'imbarazzo della scelta, non per il divano, ma per i nostri amici gatti. I nostri amici felini, lui è Simba, una rinuncia di proprietà dolcissimo che cerca casa e va d'accordo con tutti i suoi simili. Manca la televisione, coccole, ronfron e tutto,
E il tuo protetto? Allora no, Lola è una femmina. Sì, è una femmina, lei è una gattona tigrata, cerca casa anche lei, ma il, diciamo che il più importante, mettiamola così, è Milo, che è dolcissimo, è il gatto questo bianco e nero, è bravissimo con tutto. E anche con gli altri gatti, e è nato con un piccolo problema neurologico, però niente di che, si vede leggermente nel movimento, però questo è totalmente indipendente, quindi questo non, questo suo diciamo specialità, ecco, non problema che non mi piace, lo caratterizza ancora di più, ma non gli dà nessun problema di non essere autonomo, è super autonomo. Non mi sono accorto di nulla. Infatti, però in realtà a volte quando si emoziona molto nel movimento lo si può notare, però solo in quello. Bene, che siano cani, che siano gatti, assolutamente per noi l'adozione è fondamentale, la scelta del percorso dell'adozione è fondamentale. Andare in vacanza con i nostri amici a quattro zampe, dal box, pensa alla vacanza, cosa può essere per il nostro cane? Il nostro cane comunque può venire anche da noi, che facciamo un servizio di pensione, se voi non potete ovviamente portarlo, e sarà accudito, amato, e facciamo anche pensione per gatti e gattoni, se non potete portarli in vacanza. Chi rimarrà nei mesi di luglio-agosto potrà favorire un'adozione, che in questi mesi sono ancora magari più consapevoli per chi non può andare in vacanza, adottare un cagnolino o un micetto sfortunato. Bene, a questo punto tranquilla Ilaria, ci rivedremo a fine luglio, perfetto. Quindi ci sarei. Sì, perfetto, grazie mille. Bene. E Pamela, grazie per tutto quello che fai a destra manca. Grazie a voi, per me è una missione, io li adoro. Grazie a tutti voi per l'attenzione e la pazienza, non avete visto il gatto o il cane che può fare per voi o per i vostri ragazzi e la vostra famiglia, bussate e suonate quella campana che sta lì fuori, lo troverete assolutamente, dunque buona adozione a tutti e rivediamo i nostri amici.